Nel mercoledì, che per qualcuno è di Coppa Campioni a Cassano Primo, i ragazzi di Garavaglia hanno l'occasione per riprendersi dallo scossone di sesto e tirare un sospiro di sollievo. Sono 8 le reti subite in trasferta, 19 quelle invece in casa. Ci sono stati diversi passivi anche pesanti. Vedrà che rischia ancora una volta, portando palla fin troppo. E allora Salom ne approfitta. Salom! Il cinismo del bomber! Carlos Antonio Salom veste la 9 non a caso, è il 15° gol del suo campionato, alla prima vera occasione utile, fendente, diagonale vincente. Si è regolare su questo attacco della formazione di casa, ecco il traversone per Moretti al volo! Movimento di Filomeno, riceve il 10, cerca con eleganza e trova anche la traccia buona, interessante per Schinetti. Poi il traversone per Pozzoli, lotta al 7, forse anche con una gamba tesa, scende il pallone sul 10! Ci ha provato Filomeno in acrobazia. Tutto può accadere, arriva anche Bruschi ad aumentare i centimetri la portata, è proprio valso il 3, il pallone! Bruschi la schiaccia, poi Menegon, non è finita! Ha pareggiato il Meda! Sugli sviluppi di questo traversone, prima Bruschi ha schiacciato questo pallone non perfetto, Menegon al 36° minuto. L'aggiunta del 3 tra gli attaccanti, come in questo momento, sembra ad attaccare il secondo palo, il pallone però è basso sul primo. Valtolina alza la testa, la mette in mezzo, Maugeri addirittura con il tacco, cerca l'Eurogol il 9. Si va a vedere Valtolina, che predilige come al solito il mancino, mette in mezzo il pallone, si va da Filomeno, palo interno, occasionissima del Meda. 7 va in mezzo, sempre da Filomeno, stavolta un attimo in ritardo il 10, ma non è finita, la ribi. Ci prova lui da lontanissimo, traversa, è maledetta la porta di Menegon. Rimbalza una volta, non la seconda perché passa di là Maugeri, una trattenuta su Carugati, non la vede l'arbitro che lascia giocare, qualche protesta del Sacchi. Ancora Carugati, stavolta prolunga bene, gran traccia per Salom che se ne ritrova sul tetto, Salom in anticipo, Salom, la porta è libera, Salom! Il muro del Meda! Bruschi salva tutto a 20 secondi dall'intervallo, è un intervento che può valere tantissimo. Il Meda ha difesa nella propria metà campo su questo traversone di Pescara, trova ancora però una volta il muro in rosso. Comunque viene nuovamente allontanato nella zona del capitano. Arriva il break stavolta di Maugeri con i tempi giusti di inserimento di Filomeno. Un 2 contro 2 che adesso diventa un 2 contro 3. Gran palla però del 10 ancora una volta per Maugeri. Non c'è fuori gioco Maugeri. Maugeri sterza al 9, va col sinistro. Dice un po' di confusione in questa situazione. Braccio alzato per la Ribica, chiama uno schema. Palla forte proprio all'altezza del secondo palo. La rovesciata di Bruschi. Applausi per il tentativo e come si è coordinato il numero 3. Pescara sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Battuto a lunga gittata. Cercato Femminò. La palla che rimane lì cerca di mettere un po' d'ordine la castanese, ma il Battibatti premia Moretti che calcia la deviazione. Se usciva questo pallone dallo specchio, ma per sicurezza Chierico la mano ce l'ha messa. Lasciando Lorenzo Veroni sul punto di battuta. Trenino di marcature, Danza che parte ora, cross in mezzo, colpo di testa di Moretti, non è finita ancora Moretti, doppio tentativo, mettendo Martino, non sicuramente un gigante in barriera, tutti a saltare adesso, Pescara a metterla in mezzo tra le braccia, proprio di Tiziano Chierico che la fa sua, non c'è più tempo, fischia una volta, fischia due volte e fischia tre volte. Nicosia della sezione di Cinisello Balsamo cala il sipario a Cassano Primo